Ben ritrovati, cari videospettatori, per questa terza giornata della Digital Week Asset Management. Siamo nel bel mezzo del cammin del nostro evento, direbbe Dante Alighieri, ed eccoci quindi a parlare ancora una volta del mondo dell'asset management, ma non solo, di tutto quello che ruota intorno al mondo del risparmio gestito, sia internazionale che nazionale, cioè anche il mondo degli intermediari finanziari in toto, banche, reti e tutto quello appunto che concerne questo settore. Oggi giornata assolutamente di interesse, al di là di quello che è fare lo sponsor della tavola rotonda che condurrò tra poco, dedicata al tema dei merger and acquisition. Abbiamo a metà pomeriggio invece un interessante approfondimento, un workshop dedicato al tema della volatilità, in particolare sfruttare la volatilità per dominare l'incertezza. E infine, verso le 4:30 del pomeriggio, un intervento marchiato Forbes intervista Robert Shiller, diciamo uno dei padri della finanza comportamentale, che verrà intervistato da Angela Antetomaso. Ma appunto ora dedichiamoci al primo evento della mattinata, quella che è la tavola rotonda di apertura, il fattore M&A tra concentrazioni e acquisizioni, cosa serve per sopravvivere nel futuro dell'asset management e dell'advisory. Diamo via a questa giornata con la sigla appunto della tavola rotonda. Eccoci appunto, dicevamo M&A, Merger and Acquisition, un tema se vogliamo dire tra i più interessanti nell'ambito del risparmio gestito, al di là dell'interesse meramente giornalistico. Infatti su questa tematica noi giornalisti siamo soliti dare il nostro meglio, il nostro peggio a seconda dei casi. Comunque sia una tematica croccante, che sicuramente negli ultimi tempi, in seguito anche a quelle che poi sono state le novità, direi anche normative sul mercato del risparmio gestito internazionale europeo, è diventata sempre più di discussione. Se ne è parlato tanto con l'avvento di MiFID II, ormai quasi 3 anni fa. Si parlava di possibili scenari rivoluzionari per il mondo del risparmio gestito e per tutto ciò che si relaziona adesso, cioè anche il mondo dell'advisory, dei prodotti finanziari e di possibili fusioni, acquisizioni, insomma, un risico che il mondo del risparmio gestito attendeva in seguito a MiFID II, che poi in realtà, se dobbiamo andare a vedere quelle che sono le operazioni che si sono sviluppate in seguito all'entrata della normativa, non ha visto per ora, perlomeno, probabilmente siamo ancora in una fase di digestione della stessa più che di piena comprensione di tutti gli aspetti legati a MiFID II, non ha ancora visto, dicevamo, particolari operazioni, al di là di quella chiaramente che è la cronaca nostrana con l'incedere dell'operazione da parte di Intesa nei confronti di UBI Banca. Ad ogni modo, tante possibilità anche in chiave futura legate al tema del merger and acquisition. Vogliamo capire un po' cosa ci può aspettare e cosa potrebbe accadere anche in relazione a tutti gli attori del settore. Chiaramente non sono da solo all'interno di questo approfondimento perché non avrei le capacità, ci sono persone che molto più di me hanno competenze adatte a traghettare i nostri video ascoltatori lungo questo cammino di approfondimento. Ebbene, in ordine prettamente alfabetico, diamo il benvenuto a Massimo Arrighi, che è partner di Atikerney, che ci aiuterà appunto ad approfondire le tematiche legate al merger and acquisition, e Maurizio Primanni, presidente e fondatore di Excellence Consulting. Bene, allora, bando alle ciance, che ho parlato già troppo, inizierei subito con l'approfondimento e, rimanendo con la logica alfabetica che ho adottato nella presentazione, inizierei subito da Righi, collegandomi alla parte finale della mia riflessione, cioè che il caso di Intesa UBI. Ebbene, lei all'interno di una recente intervista alla Repubblica ha affermato che le banche tradizionali sono destinate a cambiare sistema bancario, chiaramente andrà verso la razionalizzazione, collegandoci appunto anche all'attualità che ci ha mostrato un evidente caso di razionalizzazione
all'interno di due gruppi bancari decisamente poderosi, per dir così. Vuole raccontarci, secondo lei, dottore Arrighi, quale scenario dobbiamo attenderci, se non altro magari nel breve e medio termine? Grazie innanzitutto per questa opportunità. Allora, diciamo che oggi non possiamo parlare di banche e non tenere conto di quello che sta accadendo a tutti quanti noi, mi riferisco al tema del Covid e all'impatto che questo ha come effetto sui rapporti dei clienti con le banche. È un tema ovviamente molto importante, su questo noi abbiamo fatto delle iniziative degli investimenti, in particolare ricerche di mercato insieme con SVG, proprio per capire come il Covid, in prospettiva anche di medio e lungo termine, può cambiare e impattare i rapporti con le banche. La cosa che è venuta fuori, e che riteniamo per certi versi anche un po' sorprendente e interessante, è che nonostante tutti gli effetti di distanziamento sociale, la clientela continua a vedere nella banca, o meglio nel proprio referente bancario, che può essere un banker, un promotore, un operatore dello sportello, la persona di riferimento alla quale vuole rivolgersi. Quello che cambia però sono le modalità di interazione, sempre meno fisiche e sempre più, diciamo, digitali, sempre più alternative. Se vogliamo, l'utilizzo ampio che si è fatto di strumenti come quelli che stiamo usando noi in questo momento, anche a livello individuale, pensate a quanti aperitivi abbiamo fatto con Zoom, tutti quanti noi, ha sdoganato un modo di interagire diverso. Per cui nella ricerca di mercato, in modo quasi sorprendente, la percentuale di quelli che chiedevano di poter parlare con il proprio banker con una videochiamata è cresciuta di 10 volte, no? Quindi questo dà il segno di un cambiamento importante. Cambiamento importante che ha sottostante ovviamente un insieme di investimenti in tecnologia molto significativi, tutti gli investimenti alla trasformazione digitale. Ecco, questi investimenti non sono onestamente alla portata di tutti. E quindi il fatto che alcuni riusciranno a farli di più, meglio, accelererà la distanza fra i vari gruppi e questo ovviamente porterà necessariamente ad ulteriori passi di razionalizzazione. L'altro elemento a cui dobbiamo guardare con attenzione è quello invece delle aziende industriali clienti delle banche. Adesso viviamo di moratorie, lo sappiamo, quindi da questo punto di vista la situazione finanziaria delle aziende è sostenuta dalla moratoria. Ma quando le moratorie verranno meno, è chiaro che le aziende industriali, alcune hanno pagato di più, altre hanno pagato di meno nei confronti del Covid. È probabile che questo si rifletta, almeno in parte, in un aumento potenziale degli NPL. Questo è un altro elemento che va a attaccare le banche meno forti rispetto a quelle più forti. Ecco, questo insieme di elementi creerà ancora più differenza fra i champion, quelli che vincono, e quelli che non ce la fanno, e questo indubbiamente aumenterà la spinta verso un'accelerazione ulteriore del settore. Quindi insomma abbiamo detto che probabilmente il mondo digitale darà un assist verso la razionalizzazione. Mi voglio collegare, premessa, non l'ho detto in fase di presentazione della conferenza, invito tutti i video spettatori che volessero fare domande a farle mediante appunto il link presente all'interno della vostra facciata di visione della Digital Week. Dicevamo mondo digitale, qua mi collego alla domanda che sto per fare al dottor Primanni. Dottor Primanni, che ha scritto, autore del libro del consulente finanziario digitale, come ottenere benefici economici e operativi dagli strumenti digitali. Ebbene, collegandoci a questo tema che abbiamo visto che potrebbe impattare in maniera rilevante il mondo bancario, volevo prima fare con lei una riflessione su quello che potrebbe essere, al di là dell'impatto sugli intermediari, secondo lei l'impatto più immediato che questa rivoluzione digitale potrebbe avere proprio sulle professioni che si interfacciano con il mondo dell'asset management e dell'advisory. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i video ascoltatori. Allora, il digitale, lo diceva Mario, c'è stata una grande accelerazione in quest'ultima fase dopo, ahimè, la crisi sanitaria che abbiamo vissuto. Noi abbiamo fatto una ricerca anche su quello che era successo sul territorio cinese prima ancora che si sviluppasse questa accelerazione digitale in Italia, e avevamo visto come le banche avevano questa accelerazione digitale per rendersi sempre più dei punti di riferimento verso i clienti, anche per dare dei servizi esterni rispetto
ai servizi tradizionali che offre una banca. Ora, è chiaro che questa accelerazione nel momento in cui si uscirà da questa crisi sanitaria avrà un ritorno indietro, avrà un minimo di rallentamento, però la grande accelerazione c'è stata e l'elemento digitale diventa sempre più rilevantemente una delle caratteristiche fondamentali del modello di servizio nella consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari. Questo è il motivo che mi ha spinto a razionalizzare un po' le idee in questo libro che tu citavi. Io credo che nel futuro assisteremo di base a due grandi effetti. Da una parte, gli intermediari dovranno inevitabilmente sempre di più fare i conti sul confronto che faranno i clienti tra il livello di servizio che percepiscono dalle grandi società tecnologiche che sono nate per dare dei servizi con modelli di business digitale ai clienti e il servizio che danno gli intermediari. Quindi questo confronto sarà sempre più presente nel modo di valutare il servizio percepito da parte del cliente e gli intermediari non potranno non tenerne conto. Dall'altra parte, se andiamo invece al referente del cliente, al consulente, il consulente dovrà sempre di più cercare di inserire all'interno del proprio modello di servizio la leva digitale. Quindi dovrà nel futuro passare da una modalità di relazione col cliente che è stata prettamente fisica, anche perché il modello di servizio del consulente ha sempre valorizzato molto la prossimità, l'elemento di ascolto, di vicinanza, di familiarità con il cliente, dovranno mixare questo elemento che rimarrà l'asse centrale del modello del consulente, però anche con la relazione digitale. E la relazione digitale ce ne siamo accorti tutti in queste fasi in cui abbiamo dovuto lavorare da casa. La relazione digitale è diversa, ha delle sue caratteristiche, ha delle sue peculiarità. Per cui, oltre al tema che citava correttamente Massimo degli investimenti digitali che dovranno realizzare gli intermediari, ma c'è anche uno sforzo che dovranno fare tutti i consulenti nell'apprendere quelle che sono le competenze necessarie a gestire con il cliente una relazione sul canale digitale. Faccio un esempio. Per essere più chiaro, sul canale digitale l'esperienza ha dimostrato che si va più direttamente al sodo, quindi si guarda più direttamente l'elemento oggettivo, il numero, la performance, la rischiosità del portafoglio, tutti i temi che necessitano di un adeguamento del modo con cui il consulente si relaziona con il cliente. Beh, mi pare ormai chiaro che sia tutti d'accordo nel definire l'elemento digitale come uno dei fattori portanti di quello che potrebbero essere gli sviluppi anche in ambito merger and acquisition del futuro, un motore verso appunto la razionalizzazione. Però mi interessava approfondire un tema legato all'attualità italiana, in particolare se vogliamo fare un po' una panoramica approssimativa di quella che è l'offerta focalizzata fortemente sul digitale. Io parlo del mondo dell'advisory che mi compete maggiormente, chiaramente forse gli elementi di maggiore visibilità in tal senso sono Fineco, IVBank e Widiba, storie diverse che però fanno un po' riflettere, nel senso che se vogliamo UniCredit di fatto ha mollato, se permettete il termine, Fineco, pur essendo una realtà dal forte imprinting digitale. Invece caso contrario, Intesa ha acquisito UBibanca, che porta in seno invece IVBank, che anch'essa si fa forte di un elevato imprinting digitale, per esempio sui sistemi legati all'offerta di trading e quant'altro. E poi c'è il caso di Widiba, che diciamo legata al mondo MPS, anche qua si parla addirittura di un interesse di UniCredit, ma qua è un discorso un po' più complesso. Insomma, non sembra ancora ben definito un ruolo chiaro per quello che sono i portavoce, diciamo, della rivoluzione digitale perlomeno in Italia. Dottor Primani, secondo lei su questo piano
quali potrebbero essere gli sviluppi futuri, cioè queste realtà, come vede lo scenario dal punto di vista dell'offerta digitale in Italia e come pensa potrebbero poi svilupparsi eventuali incroci, perché come appunto abbiamo detto ci sono stati un po' di segnali da parte del mercato un po' contrastanti da questo punto di vista. Beh, allora sono due temi diversi. Allora, da una parte c'è la rilevanza del digitale per il modello di business delle banche reti, che io credo sarà sempre più rilevante, sempre più importante per il futuro. E, inevitabilmente il caso di Fineco ha fatto un po' scuola, no, sul mercato. Fineco ancora oggi è la banca che valorizza dal mercato a dei multipli significativamente superiori sia rispetto alle altre banche reti quotate sia rispetto a tutto il resto del panorama delle banche italiane quotate. Quindi riuscire, come ha fatto Fineco, ad abbinare una sana ed efficace proposta digitale, efficiente direi anche, con il modello di servizio, di prossimità, di relazione, di vicinanza del consulente finanziario, inevitabilmente il mercato ci dice che è un modello vincente. Credo che questo stimolerà l'interesse da parte di molte reti e molte banche a cercare nel futuro in qualche modo di replicare questo modello. Dico ahimè, perché non è un percorso facile. La storia di Fineco è una storia lunga, il modello di funzionamento a cui è arrivata Fineco oggi è figlio di tutta una serie di attività e di passaggi probabilmente che sono stati realizzati negli anni, ma credo che ci sarà grande interesse da parte degli intermediari. L'altro tema è come questo possa influire nel ricombinare aziende, banche, generare fenomeni di M&A. Ecco, su questo devo dire che c'è un po' un paradosso secondo me, no? Nel senso che se guardiamo alla valorizzazione oggi sul mercato delle banche italiane e delle banche reti quotate, noi scopriamo che le banche migliori, anche le più grandi del nostro paese, Unicredit Intesa, hanno delle valorizzazioni in termini di capitalizzazione rispetto al patrimonio netto intorno a 0,6, quindi sono poco oltre una capitalizzazione che è poco oltre la metà del valore del patrimonio netto. Se guardiamo poi tutto il resto delle banche, siamo a valori intorno allo 0,2, cioè un quinto della capitalizzazione equivale a un quinto del patrimonio netto. Ecco, questo non succede per le banche reti quotate. Sulle banche reti andiamo da una capitalizzazione che è più di due volte il valore del patrimonio netto per Mediolanum fino a Fineco, che è quasi cinque volte. Quindi teoricamente i fenomeni di concentrazione dovrebbero riguardare più le banche commerciali che non le banche reti. È vero però dall'altra parte che le banche reti sono di solito in Italia, a parte ecco, alcuni casi, sono parte di gruppi più ampi. E quindi nell'ambito di strategie di gruppi che sono gruppi assicurativi o gruppi bancari può esserci anche che venga presa una decisione che ha un ordine di rilevanza strategico superiore rispetto al, come dire, a considerazioni che afferiscono solo alla banca rete e quindi riguardi la banca rete. Credo che questo sia come dire, l'esempio che ha portato ad esempio, Unicredit ad uscire da Fineco e che potrebbe portare, chi lo sa, nel futuro Unicredit a ritrovarsi nel proprio perimetro, se dovesse andare avanti con l'operazione del Monte dei Paschi, una nuova piccola Fineco da sviluppare e da portare probabilmente ai fasti di Fineco, che in questo caso sarebbe Widiba, con un modello di business molto, molto similare. Quindi bisognerà verificare, secondo me, quali saranno le strategie e le decisioni che riguardano le capogruppo delle banche reti. Le banche reti subiranno di riflesso questo tipo di decisioni strategiche. Grazie. Dottor Primanio, giro la riflessione un po' a Massimo Arrighi, voglio conoscere qual è la sua valutazione di quello che è lo scenario, appunto, partendo dallo spunto del digitale,
in Italia. Lei come giudica lo status quo e la possibile anche relazione con il mondo di acquisizioni, concentrazioni, appunto razionalizzazione, come le diceva, in Italia? Ma allora, quello che mi sentirei di dire in questo momento è che ancora una volta la crisi profonda che abbiamo incontrato ha trovato nelle società dell'asset management in particolare una capacità di resilienza molto forte. Se voi avete visto questa volta rispetto al 2008 c'è stata una grande differenza, i clienti non sono scappati, le masse non sono uscite, anzi i flussi hanno continuato a essere positivi. E questo è un grande passo in avanti che ha fatto tutta l'industria, sia i gestori da un lato, sia i canali distributivi dall'altra, perché hanno saputo gestire la testa, ma soprattutto la pancia dei clienti in un momento così critico, evitandogli quelle mosse sbagliate per cui si esce quando il mercato è sceso e poi c'è la risalita e io mi sono perso l'opportunità. Devo dire quindi un grande applauso da questo punto di vista, perché la reazione è stata molto più matura e molto più diciamo importante e positiva di quanto è stato in passato. Peraltro ciò ha premiato perché i mercati hanno imbalzato molto, in particolare il mercato americano, il Nasdaq addirittura sopra le valutazioni ante-Covid, e quindi chi ha tenuto le posizioni oggi probabilmente conta delle perdite rispetto all'inizio anno davvero molto piccole e molto ridotte rispetto a quelle che c'erano a marzo. A fronte di questo dobbiamo però anche dire che la presenza continua di tassi di interesse molto bassi e le previsioni di questi tassi continuano ad essere basse, vuol dire che un asset class di investimento fondamentale dei portafogli di tutti quanti gli investitori, che è l'obbligazionario, viene sempre meno ed è sempre più importante per avere qualche possibilità di prendere dei guadagni, saper gestire un rischio, soprattutto un rischio su mercati azionari o su mercati obbligazionari, diciamo per loro natura, più volatili, come sono gli high yield e i paesi emergenti. Questo ancora una volta richiede un atteggiamento verso questi mercati molto professionale, che il cliente col fai da te storico dei titoli di Stato italiani una volta non può più fare. E quindi questo è di nuovo un elemento a favore, secondo me, dell'industria dell'asset management, perché necessitare questa competenza profonda, riconosciuta dai clienti e dall'andamento dei mercati, aiuta la gestione professionale sia dei gestori sia delle reti distributive. Quindi sotto questo profilo vedo un futuro importante e, se volete, se posso dire, roseo per l'asset management. Aggiungiamo poi ancora una cosa che è significativa. In Italia le società di asset manager, con poche eccezioni, sono, come faceva notare anche prima Maurizio, controllate da grandi gruppi, in particolare grandi gruppi bancari, e queste contribuiscono in maniera importante ai loro ricavi. Tenete conto che le commissioni di gestione sono commissioni che arrivano sulla prima linea dei ricavi, ma poi vanno direttamente fino in fondo sugli utili lordi senza assorbire il capitale, che è una delle situazioni per le quali, come giustamente appunto faceva notare Maurizio, le valutazioni delle banche commerciali che hanno tanti crediti, che assorbono molto capitale, sono così depresse. Quindi è fondamentale per le banche continuare ad avere un forte afflusso di risparmi gestiti in modo professionale, che già una volta ricavi, sono ricavi, come dire, di massimo interesse perché non assorbono capitale. Quindi tutti questi fattori messi insieme mi fanno vedere in modo positivo il futuro di questa industria. Voglio capire, sempre relativamente allo scenario del mondo del gestito, come ha, secondo lei, come ha interpretato l'avvio di MiFID 2, quali sono stati gli effetti nell'ambito del risparmio gestito? Si parla spesso appunto dell'aspetto dell'impatto sul mondo delle reti, perché quel che riguarda l'industria italiana vede già qualche effetto, oppure di fatto non è cambiato molto? Devo essere onesti, non è cambiato molto, nel senso che la trasparenza che MiFID 2 doveva portare soprattutto sul tema dei costi, diciamo la verità, è rimasta un po' nascosta. Le indagini sono state fatte anche da vari istituti di ricerca, ma anche dalla Consob stessa, hanno dimostrato che queste informative, seppur fatte abbastanza bene, soprattutto nel secondo e terzo anno sono migliorate molto di qualità,
però sono informative che arrivano difficilmente al cliente finale, sono informative di 40, 50, 60 pagine, dove per andare a trovare quello che ti interessa veramente devi saper navigare in questi documenti. Spesso questi documenti sono mandati online in repository che noi non andiamo a cercare. Io devo dire, ho provato a cercare i miei personali, ho fatto una certa fatica a trovarli, leggerli, non parliamone. Quindi diciamo che questo impatto per ora si è visto poco. Quello che si è visto però è invece una valutazione che hanno fatto gli analisti finanziari sul mondo del risparmio gestito e che ne ha abbassato le quotazioni. Se voi andate a vedere cosa valevano le poche società quotate italiane ante MiFID, quindi parliamo 3-5 anni fa, e quanto valgono oggi, beh, trovate le quotazioni che sono dimezzate. Quindi l'impatto sull'aspettativa di pressione sui margini c'è stato. Ed è anche ragionevole se pensiamo che in Italia il costo del risparmio gestito, indagine fatta dall'ESMA a livello europeo, è del 40% superiore alla media internazionale. Quindi un'attesa di rilevamento c'è. Questo sicuramente ha portato un impatto che in questo momento è evidente. Le quotazioni sono depresse. Ho detto quotazioni depresse, quindi. Alla luce di questa sua considerazione, come pensa possa eventualmente svilupparsi quello che è il mondo del management acquisition relativamente al risparmio gestito, magari in Italia? In realtà l'ultima grande operazione che abbiamo visto è stata l'acquisizione di Pioneer da parte di Amundi, poi diciamo che nell'ambito del gestito italiano non si è visto molto, mentre magari per quel che riguarda banche, reti, qualche passaggio, qualche acquisizione, qualche razionalizzazione c'è stata. Il mondo del gestito internazionale, ma anche italiano, sembra un po' ingessato. Secondo lei quali sono le prospettive da questo punto di vista? Allora, dobbiamo capire perché questo mondo è ingessato e se questa, chiamiamola ingessatura, in qualche modo si può rimuovere. Allora, il mondo del risparmio gestito è ingessato perché, in Italia perlomeno, perché quasi tutte le grandi società, con poche eccezioni, sono controllate da gruppi bancari, e all'interno del gruppo bancario queste società tendenzialmente vendono i loro prodotti attraverso le reti distributive del gruppo ai clienti del gruppo, con una posizione, diciamo, di protezione dal resto del mercato molto forte, perché la rete distributiva, gli sportelli della banca sostanzialmente devono vendere i prodotti di risparmio gestito dell'asset manager della banca. Operano quindi un mercato captive, hanno poca esposizione sul mercato aperto, vero, dove c'è il confronto competitivo, vero, e quindi diciamo questo le rende come mondo captive un po' diciamo dei soggetti particolari, come dire che stiamo lavorando in una riserva protetta, no? Gli animali della foresta hanno sviluppato capacità di apparenza diversa rispetto a quelli che stanno nella riserva protetta. Aggiungiamo poi che, per il motivo che dicevo prima, le commissioni sono molto importanti per le banche azioniste e quindi ne prendono molte, e quello che non prendono le commissioni se lo fanno dare in dividendi. Quindi quello che rimane a queste società per investire, e pensiamo anche qui a tutto l'impatto della tecnologia sul mondo degli investimenti, che è molto forte, non sono grandi cifre. Andiamo a confrontare i budget di investimento nella trasformazione digitale e tecnologica dei grandi player internazionali del risparmio gestito e poi lo confrontiamo con le possibilità di quelli italiani, sono veramente frazionali. Tutto questo rende difficili le operazioni di M&A, perché dovremmo fare delle operazioni partendo da società captive che hanno necessariamente una valutazione molto bassa e una captivity molto forte, che porta a un valore che dipende molto di più dalla forza della capacità distributiva della banca azionista che non dalla capacità di stare sul mercato da parte degli asset manager. Quindi io non vedo in quest'ottica una grande convenienza fondamentalmente a vendere, perché forte il valore se rimane dentro, depresso il valore se lo porti fuori. Quello che invece è vero e sta già succedendo è che, proprio perché c'è questa ingessatura, allora alcuni operatori, probabilmente quelli un pochino più lungimiranti, stanno andando a cercare fuori quello che gli manca dentro. Quindi le specialties, le forti competenze in alcune aree di investimento che non hanno, le vanno a cercare fuori comprando fuori delle boutique e attuando una strategia, quella cosiddetta multi-boutique, per cui
Certe competenze core me le tengo in casa, ma quelle più specialistiche le acquisisco dal mercato. E quindi c'è una certa attività di M&A, l'abbiamo vista, da parte di alcuni gruppi più che di altri, ma in realtà di M&A molto focalizzata. Vado a cercare lo specialista molto bravo, mi porto questa competenza in casa, gli lascio una larga autonomia operativa, ovviamente, e questo arricchisce la mia offerta. Ecco, su questo credo che ci sia dello spazio. Sul resto vediamo, ma ripeto, gli elementi in gestatura sono molto forti, rimuoverli richiederà del tempo e degli investimenti importanti. Grazie, dottor Righi. Prima di spostarci sulle domande che ci sono già arrivate dai nostri videospettatori, io volevo passare la palla al dottor Primani, ricollegandomi in qualche maniera a quello che aveva anche accennato il dottor Righi all'inizio, cioè il discorso Covid. Volevo appunto capire con lei una sua valutazione su quello che è stato, perché è stato chiaramente ormai già da un po' di tempo che ne è purtroppo l'emergenza legata al coronavirus, e secondo lei come potrebbe impattare in particolare sul mondo delle banche reti, ma anche sul mondo del risparmio gestito. Mi limito a, appunto, il segmento italiano, così andiamo un po' a circoscrivere l'area di analisi. Sì, mi ricollego esattamente a quello che ha detto Massimo all'inizio. Le banche reti hanno saputo reagire al meglio e in maniera molto più tempestiva di quanto non successe nella precedente crisi del 2008 alla crisi sanitaria del Covid. Quattro numeri giusto per contestualizzare quello di cui sto parlando: la raccolta gestita delle principali reti italiane nei primi sei mesi del 2020 rispetto ai primi sei mesi del 2009 è stata maggiore nell'ordine del oltre il 40%. Tante delle banche reti con questa raccolta così più importante rispetto a quella dei primi sei mesi dello scorso sono riusciti ampiamente, ma direi tutti, a recuperare l'effetto di perdita in termini di stock dovuto alla riduzione del valore delle quotazioni sul mercato. Quindi le troviamo oggi con degli asset, no? Dopo i primi sei mesi del 2020, che sono più o meno in linea con gli asset che avevano alla fine del 2019, e sappiamo che il modello di questa anche è basato sugli asset che hanno in portafoglio. Certo, degli effetti ci sono stati. Se guardiamo i dati di reclutamento, l'attività di passaggi di consulenti da una banca all'altra di fatto si è praticamente bloccata. Se guardiamo alla acquisizione di clienti, le banche reti nel primo semestre del 2019 crescevano in termini di customer base nell'ordine del 5%, nel 2020 sono rimaste più o meno ferme, forse c'è stata una variazione dello 0, interessante però secondo me è molto interessante il dato di capacità di sviluppare ricavi, perché anche qui, facendo il confronto tra primo semestre 2019 e primo semestre 2020, mentre le banche commerciali, almeno dalle analisi che abbiamo fatto noi, le banche commerciali relativamente alle quotate hanno perso ricavi, e non solo per effetto dei tassi bassi e quindi del margine di interesse, ma hanno perso ricavi anche sulla parte commissionale, complessivamente nell'ordine del 3%, le reti, se misuriamo i ricavi sviluppati nel primo semestre 2020, sono superiori rispetto al primo semestre 2019 nell'ordine del 4-5%. Quindi questo sta a dimostrare nei fatti e nei numeri quello che diceva Massimo prima, che verosimilmente dobbiamo attenderci, come onda l'effetto Covid, una ulteriore capacità delle reti sia di tenuta e perché no anche di crescita in termini di asset complessivi, perché i dati di raccolta confortano questa prospettiva, sia anche soprattutto di capacità
di rendere i loro conti economici in termini di ricavi complessivi ancora più rotondi e ancora più robusti. Ecco, una riflessione aggiuntiva, ci siamo focalizzati molto nella nostra discussione, visto che l'oggetto del ragionamento era sull'M&A, ci siamo focalizzati molto sugli intermediari. Una riflessione la meriterebbe probabilmente anche il mondo proprio degli operatori dell'asset management, delle fabbriche, ne parlava un attimo fa Massimo, perché invece lì probabilmente è dove nel futuro almeno io vedo dei movimenti che potrebbero svilupparsi. E per quale motivo? Beh, innanzitutto dei movimenti si sono già sviluppati, perché se guardiamo il livello di concentrazione del mercato dell'asset management italiano, 10 anni fa i primi 3 player avevano il 50% del mercato, adesso i primi 3, che sono Generali, Intesa e Amundi, sono arrivati al 65%, quindi un mercato che si sta già concentrando. Ma oltre questo è cambiata molto la soglia dimensionale per riuscire a stare sul mercato in maniera efficiente, perché nel mercato dell'asset management lì sì che si è compressa la marginalità per gli operatori. Quindi noi avevamo degli operatori di taglio medio che arrivavano fino a 50 miliardi di asset, oggi si considera un operatore di taglio medio un operatore che deve arrivare almeno al trillion, perché tutto il mercato a livello globale si è andato concentrando. Ecco, questo è un mercato su cui verosimilmente ci dovremmo attendere, io credo, nel futuro anche in Italia, una razionalizzazione. Pensate che anche qui, da un'analisi recente che abbiamo fatto, negli ultimi 3 anni ci sono stati una quindicina tra tutti gli operatori presenti sul mercato italiano che sono stati stabilmente in perdita di asset. Di questi 15 operatori ce ne sono 12 ancora che continuano a perdere asset in maniera sempre più accelerata anche nel primo semestre del 2020, anche per effetto del Covid. Quindi io l'onda lunga del Covid la vedo molto impattante soprattutto sugli asset. Lì mi aspetto che tanti operatori che prima erano presenti sul mercato italiano si concentreranno su altri mercati e usciranno dal nostro paese. Grazie, dottor Pimani. Io volevo farle un'ultima domanda su uno studio fatto appunto da Excellence Consulting che mi aveva molto incuriosito, che è stato recentemente pubblicato, se non erro, sul Sole 24 Ore, che riguardava delle similitudini a livello di bilancio, giusto per capire quelle che potrebbero essere anche le dinamiche future di uscita da un'eventuale crisi generata dal Covid, tra dei parallelismi tra l'uscita dalla crisi dei mutui subprime legata alla situazione di bilancio delle banche reti e quello che potrebbe essere appunto lo scenario che ci attende legato a questo segmento. Volevo da lei qualche chiarimento in più su questa tematica e spiegarci un po' in che cosa appunto ci sono le similitudini. Sì, questo è stato un esercizio, diciamo, più che è nato dalla curiosità del ricercatore, no? Abbiamo in qualche modo cercato di capire quelli che sono stati le scelte strategiche vincenti che hanno adottato le società che dopo la crisi Lehman, immediatamente nel triennio successivo e quindi nel breve termine, non su un orizzonte di lungo periodo, sono riuscite a sfruttare quella crisi per crescere e per migliorare la loro redditività. Quindi il quesito era: cosa hanno fatto queste aziende, queste banche reti nel passato, le banche reti che sono uscite vincenti dall'ultima crisi? Perché questo magari può darci degli spunti su come affrontare la crisi del Covid, anche se poi chiaramente ogni crisi ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche. E la cosa interessante, e devo dire controintuitiva, che abbiamo trovato da questa analisi è che almeno nel mondo delle reti, quelle che hanno sfruttato meglio l'ultima crisi sono quelle paradossalmente che hanno investito, cioè che non si sono focalizzate su una
cost-cutting o razionalization, ma hanno cercato delle nuove opportunità di mercato ed hanno investito per crescere in quelle opportunità di mercato. Questo lo dico perché la ricerca ha dimostrato che le banche che hanno avuto i più alti tassi di crescita e redditività erano anche quelle che avevano aumentato i il numero di dipendenti che l'intermediario la crisi che stiamo vivendo del Covid. Crediamo che applicare lo stesso paradigma, cioè che anche alla luce dei dati che abbiamo visto prima, su cui mi pare tutti eravamo d'accordo, cioè che il trend che anche in quel caso le che riusciranno a trovare le opportunità migliori di crescita e di miglioramento della redditività e investiranno delle risorse in questa direzione potranno beneficiarne uscendo champion rispetto a chi magari si focalizzerà più sulla realizzazione da questa nuova fase di crisi. E di linee strategiche da percorrere per il futuro ce ne sono, probabilmente non saranno quelle che sono state percorse 10 anni fa, però ci sono tanti temi su cui si possono fare dei passi avanti e alcuni operatori li stanno già battendo. Il tema dell'internazionalizzazione, il tema della trasformazione digitale, del modello di business della banca sia verso il cliente che a supporto del consulente e da ultimo lasciatemi dire anche il tema di utilizzare i dati che ha a disposizione la banca in maniera più proattiva per essere ancora più efficaci nel servire il cliente e nel supportare i consulenti. Quindi ne cito tre giusto per esempio, ma ci sono tanti filoni in cui nel futuro si può lavorare. Bene, adesso è il momento di concentrarci sulle domande che ci sono arrivate dai nostri videoascoltatori. Io inizierei dalla prima domanda, una di quelle che ci sono state recapitate, che è di Giacomo. In realtà abbiamo già un po' trattato questo tema, ma vi rifaccio la domanda iniziando appunto da Massimo Arrighi questa volta. Giacomo ci chiede come cambieranno i pesi degli attori in gioco nelle banche reti nei prossimi anni, quindi se magari a suo avviso quelli che sono gli scenari diciamo di forza attuali potrebbero cambiare, e ci chiede anche chi sono i favoriti. Vediamo un po' secondo lei come potrebbero cambiare. Ma allora, il settore delle banche reti è andato concentrandosi sempre di più in questi anni, e difatti se prendiamo i primi 7 player troviamo fondamentalmente una concentrazione che supera il 70% del totale del mercato. Io credo che in futuro questo fenomeno di concentrazione continuerà, fondamentalmente spinto da due elementi. Da un lato, quello che citava prima Maurizio, la massa critica necessaria per poter stare sul mercato in modo efficiente, cioè fondamentalmente senza rimettere dei soldi, è salita, e quindi le reti di dimensioni più piccole fanno fatica perché non riescono a generare una quantità di ricavi sufficienti per remunerare la rete e permettere alla mandante, diciamo all'intermediario, di continuare a investire ai livelli necessari. Quindi ci sarà necessariamente un po' di pulizia da questo punto di vista. Il secondo elemento è quello un po' legato al tema appunto della rivoluzione digitale e alla necessità di operare questa trasformazione verso modelli di servizio ibridi, che sono stati citati anche prima da Maurizio, che coniugano bene la componente di relazione individuale con la componente di supporto tecnologico e digitale a questa relazione. Allora, quando la relazione individuale
È chiaro che il consulente finanziario face to face si reca e parla con il cliente, ma quando questa relazione deve essere supportata da tecnologie che l'abilitano e la rendono efficace ed efficiente anche in contesti diversi dalla presenza fisica, questi sono investimenti che devono essere fatti da parte degli intermediari. E sono investimenti importanti non solo nelle cifre, ma anche nelle competenze che ci vogliono per poter realizzare piattaforme che sono effettivamente di facile accesso, di facile utilizzo, dove tutto funziona ed è immediato, come noi siamo abituati quando andiamo a utilizzare le piattaforme dei grandi e-commerce internazionali. Questo sarà alla portata di pochi, no? E contribuirà anche ad attrarre i consulenti finanziari migliori verso quei modelli di servizio, ripeto, modelli di servizio ibridi, che sono quelli che tutti i mercati, anche quelli più avanzati, ovviamente il mercato degli Stati Uniti per esempio, sono vincenti. Alla fine i modelli digitali puri rimangono delle nicchie che i mercati piccoli rischiano di diventare dei loculi. I modelli vincenti sono i modelli ibridi, e i modelli ibridi richiedono cambiamento, investimento, adattamento a nuove modalità operative che purtroppo non sono alla portata di tutti. Purtroppo, dall'altro lato mi viene da dire anche per fortuna, no? Perché il mondo che cambia con questa velocità e con questa forza, è bene che gli operatori abbiano le spalle grosse, è bene che le authority facciano fino in fondo i loro controlli, e alla fine le posizioni più marginali, che diventano quelle più rischiose, soprattutto quando parliamo di risparmio, cioè di soldi che a fatica i clienti mettono da parte, ecco, devono essere tutelate in ogni modo. Quindi credo che si andrà verso questo processo di concentrazione ulteriore, e i vincenti sono quelli che oggi sono più forti e che sapranno e potranno continuare a investire in tal senso. Quindi, rispondendo a Giacomo, verrebbe da dire i forti saranno ancora più forti, quindi quelli che sono già favoriti saranno ancora di più i protagonisti del futuro. Io volevo un parere del dottor Primanni relativo a questa domanda. È d'accordo con l'analisi di Massimo Righi? Sono assolutamente d'accordo. D'altra parte, noi italiani per definizione siamo il paese delle piccole e medie imprese, quindi secondo me va fatta anche una riflessione su come gli operatori più piccoli possano reggere l'urto. E io personalmente credo tanto nella specializzazione. Il mondo della gestione della ricchezza è un mondo è diventata sempre più ampia e edificata nell'assistenza. Ci siano arrivati ad un livello di sofisticazione importante nel supportare i consulenti, nel servire il cliente su alcune aree di bisogno. Io credo che ci sia spazio per creare delle specializzazioni dove alcuni asset manager più piccoli possano comunque avere competenze particolari, expertise. In ogni caso sono strategie che li valorizzano, no? Perché la specializzazione... C'è un problema d'audio di ritorno, credo. La sento a spizzichi e bocconi, forse. Mi sente, dottor Primanni? No, c'è evidentemente un problema in questo momento di collegamento, può essere. Vabbè, ad ogni modo speriamo di ritrovare. Pronto, adesso la sento, dottor Primanni. Lei ci sente? Ok. Sì, io mi sento benissimo. Ok, no, stavo dicendo, l'abbiamo persa dopo che stava parlando della specializzazione di alcune piccole realtà che potrebbe essere vincente. Sì, è esattamente questo il concetto. Io credo che per chi è piccolo e voglia continuare a stare su questo mercato, la strategia ideale sia quella della specializzazione. Trovare delle nicchie e diventare molto forti su quelle nicchie. Ok, perfetto. Altre due domande che provengono dal pubblico. Una a nome Red Ronnie, non so se sia il vero o no, dubito che si interessi del mondo delle banche reti. Ad ogni modo, Red Ronnie ci chiede: che fine farà secondo voi IVBank? È una domanda molto schietta. Noi abbiamo come lettori e come videospettatori per lo più consulenti finanziari, immagino che sia
probabilmente una domanda fatta da un consulente finanziario che magari è preoccupato, penso, preoccupato comunque ha intenzione di capire un po' meglio quello che potrebbe essere lo scenario post acquisizione da parte di Intesa. Chiedo la prima riflessione al dottor Righi su questo tema. Ma guardi, io qui posso solo rifarmi a quelle che sono, diciamo, le comunicazioni, ma anche i comportamenti ufficiali del gruppo Intesa San Paolo, che ha manifestato in più circostanze l'intenzione di valorizzare al massimo tutte le componenti di UBI, incluso quella di EvoBank. E io credo che sarà esattamente così. Tra l'altro EvoBank porta anche alcune componenti nuove che avete citato prima, come le piattaforme di trading, che sono sicuramente elementi di interesse per il mondo intero. Quindi se è un promotore o un consulente Red Ronnie, dico di stare tranquillo che ci sarà sicuramente tutta l'intenzione di valorizzare al massimo la professionalità e le competenze che ci sono all'interno di EvoBank. Quindi lei in sostanza vede una sorta di convivenza tra quello che è il mondo già attuale in ambito dell'advisory, che è rappresentato dal gruppo Fideuram interno al gruppo Intesa, e appunto questa nuova realtà che entrerà a far parte dello stesso, che è appunto EvoBank. Secondo lei, dottor Primanni, è questo lo scenario più probabile o vede magari un'ipotesi di fagocitazione da parte di Intesa perché che riguarda il mondo di EvoBank? Ma allora, io credo che il EvoBank possa portare del valore alla divisione private di Intesa, che dove materialmente è stata collocata. Credo che una delle aree su cui nel futuro si evolverà il modello di servizio dei consulenti, soprattutto per i clienti private, è quello della personalizzazione delle gestioni. Personalizzazione significa essere molto bravi a suggerire ai clienti quali investimenti fare su singoli titoli azionari di altri paesi, derivati e compagnia cantando. Credo che in questo EvoBank abbia una, oltre che piattaforma tecnologica, ma abbia anche un team di sede con del know-how che possa tornare molto utile alla divisione private d'Intesa per rendere il loro modello ancora più forte in questo ambito, che ripeto è un ambito del futuro, non è un ambito di oggi. Le reti su questo, salvo alcuni casi, non sono così fortemente attrezzate. Poi per quanto riguarda la rete dei consulenti, anche qui ripeto quello che ha detto Massimo, mi sembra che ci si debba rifare a quello che ha dichiarato pubblicamente Intesa ha dichiarato di voler valorizzare, di voler avere un processo di coesione con questo nuovo gruppo di consulenti che arrivano. Io credo anche per capire bene come apportare valore, perché la divisione private di Intesa ha tanto valore, tanti servizi, tante strutture, no? Che magari potranno essere utili anche ai consulenti di EvoBank. Però prima di fare delle scelte organizzative, a me personalmente è sembrata una decisione di buon senso quella di voler capire meglio qual è il modello organizzativo, il modello di business che oggi usano i consulenti di EvoBank. Grazie, allora vediamo l'ultima domanda, rimango sempre allacciato al dottor Primanni, questa volta faccio dai Bomber Asset, oggi nomi particolari tra i lettori. Ebbene, altra domanda molto schietta: che ne sarà di MPS? Ma allora, questa è una domanda a cui credo nessuno in questo momento abbia la risposta certa. Siamo nel mondo delle opinioni. Io credo che ci siano degli impegni presi dal governo italiano in fase di ricapitalizzazione di MPS con le istituzioni europee, e che il governo, almeno da quello che leggo sui giornali, voglia mantenere le promesse fatte. Quindi
il governo deve trovare qualcuno che si sostituisca a lui. Dall'altra parte, guardando, come avete capito, noi siamo una società che guarda molto i numeri. Guardando i numeri, io in MPS vedo una banca, secondo me, un po' in sofferenza. Una banca che ha avuto una fase di grande lavoro per smaltire una situazione, quella in fase di ricapitalizzazione, che era molto difficile. Grande lavoro che è stato fatto probabilmente molto bene, perché c'erano e ci sono delle grandi professionalità a Siena. Ora però mi sembra, guardando i numeri, di vedere un po' di disorientamento. Quindi credo che dal punto di vista industriale la banca stessa abbia bisogno di una visione per il futuro. Non so quali saranno le decisioni che saranno prese, ma spero che saranno prese velocemente, perché più velocemente saranno prese e più si eviterà che il valore di quella banca si disperda. Passo la palla a Massimo Arrighi, un'ultima battuta in riferimento a questa domanda del nostro videospettatore, se vuole dire la sua. Sì, la battuta che posso fare è che come italiano mi auguro che le cose che ha detto Maurizio possano effettivamente accadere, cioè che il governo possa fare il percorso, che peraltro ha concordato a livello europeo e anche con la BCE, che è un percorso virtuoso che vuole portare sostanzialmente a un risanamento della banca, prima attraverso le operazioni che sono state già deliberate, cioè estrarre l'ultima tranche importante di NPL, e poi un riposizionamento di questa banca sul mercato. È una banca che ha una grande tradizione, la banca più antica d'Europa. Concordo con Maurizio che ha attraversato e sta attraversando un momento di sofferenza. La speranza è che si riesca a ricollocarla sul mercato senza disperderne appunto il valore e il patrimonio, e rimettendola in condizione di poter competere adeguatamente. Il mercato è sicuramente più difficile del passato, questo lo dico soprattutto da italiano, perché mi spiacerebbe moltissimo vedere che una tradizione così importante come quella di Monte dei Paschi viene dispersa. Non sarà un passaggio facile per tutti i motivi che abbiamo detto, ma il mio augurio è che ce la facciamo, che siamo in grado di fare questo passo importante, e voglio cercare di vederla in termini positivi. Ci vorrà magari del tempo, magari anche più di quello che si è immaginato, ma mi auguro proprio che si arrivi. Un augurio che ci sentiamo di sottoscrivere in pieno. Staremo a vedere appunto quello che sarà il futuro di MPS e poi chiaramente anche di Widiba, se vogliamo rimanere sul mondo delle banche reti. Bene, siamo quindi giunti alla conclusione della nostra tavola rotonda dedicata al fattore M&A. Io ringrazio i nostri ospiti, senza di loro non avrei potuto dire nulla o quasi nulla, quindi ringrazio Massimo Arrighi, partner di Attic Erney. Grazie Massimo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. E grazie a tutti i videospettatori che ci hanno accompagnato. E grazie a Maurizio Primani, presidente e fondatore di Excellent Consulting. Grazie Matteo, grazie dell'invito, è stato un piacere. È stato un piacere sicuramente anche nostro. Bene, cari videospettatori, qua abbiamo terminato l'approfondimento, vi diamo appuntamento tra qualche ora una nuova occasione per arricchire la nostra competenza nell'ambito di quelle che sono le tematiche di risparmio gestito. In particolare ci sarà il workshop alle ore 15:35 dedicato al tema della volatilità, sfruttare la volatilità per dominare l'incertezza. E poi voglio anche ricordarvi successivamente alle ore 16:30 l'intervista esclusiva targata Forbes dedicata a Robert Shiller, che come saprete è uno dei padri fondatori della finanza comportamentale, e a intervistarlo sarà la nostra Angela Antetomaso. Quindi qui dall'inizio, da terza giornata della Digital Week Asset Management, per ora è tutto. Appuntamento quindi a oggi pomeriggio. Grazie di averci ascoltato e video ascoltato.